Anche nel Congo si parla spezzino. In apertura della pagina di Avvenire di questa settimana, il resoconto di come sono state utilizzate una parte delle offerte della Quaresima di Carità dello scorso anno. Si parla della parte che è stata destinata alla missione nel cuore dell'Africa equatoriale, guidata da un parroco appunto spezzino. I proventi sono stati destinati alla costruzione di una casa di comunità, di una scuola, di un magazzino nel quale conservare i prodotti della terra. Verso la Pasqua il cammino diocesano prosegue in queste settimane di Quaresima con diverse iniziative. Le trovate appunto sulla pagina di Avvenire, iniziative religiose ma anche di ambito culturale. La pastorale giovani, sabato la penitenziale di Quaresima, si terrà quest'anno a Brugnato, sabato prossimo appunto alle 21. A centro pagina l'intelligenza artificiale e i suoi risvolti morali. Un convegno ha richiamato l'attenzione su un tema che teologia e comunità cristiana non possono ignorare. A fianco la formazione giovanile del CIOF continua la lezione di Don Bosco. È stato inaugurato nei giorni scorsi un bar didattico che dalla prossima settimana sarà aperto il martedì e giovedì anche ai cittadini, agli spezzini. Si tratta appunto di un bar didattico tutto condotto dagli studenti del CIOF. A fondo pagina protagoniste donne per le donne. Si tratta della mostra che si può visitare fino al 20 marzo negli spazi del Circolo Culturale del Santo. E poi truffe ad anziani, il prevenirle è opera di carità. L'impegno anche da parte dei parroci appunto a sensibilizzare soprattutto le persone più anziane contro le truffe che si stanno purtroppo sempre più diffondendo. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sul sito spezzino del quotidiano cattolico Avvenire.